chiesa ci fa ricordare San Biagio, vescovo e martire. Noi a Sant'Agata di Puglia abbiamo questa grande devozione verso San Biagio e a breve ci sarà la celebrazione della Santa Messa con la benedizione della gola, e intanto il parroco è andato nel forno del Pan del Re per andare a benedire i pani in onore di San Biagio, che il sindaco e l'amministrazione comunale dà a tutta la popolazione. Nella celebrazione della Santa Messa verranno distribuite anche qui le devozioni di San Biagio, chiamate appunto le panelle di San Biagio, a forma rettangolare, per stare a significare un po' ciò che San Biagio ha subito nel martirio. Ecco. Buona festa a tutti di San Biagio. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, benedici, te ne supplichiamo queste candele, infondi su di esse, o Signore, per i meriti della Santa Croce, la benedizione che celeste che hai consegnato loro per respingere le tenebre dal genere umano. Esse ricevano nel nome della Santa Croce la celeste benedizione, affinché ovunque vengano accese o siano poste, allontanino i principi delle tenebre, li facciano temerare e fuggire timorsi con tutti i loro servitori da quelle abitazioni, ed essi lo pretendano di poter ulteriormente affliggere o molestare i tuoi servi, o Dio onnipotente che vivi e regni secoli dei secoli. In questo momento il parroco Don Radek insieme al vice parroco Don Tomasz stanno compiendo il gesto della benedizione della gola impartita a ogni singolo fedele che la riceve. E durante questo gesto vengono incrociate due candele e poste sulla gola di ogni singolo fedele, e il sacerdote recita questa invocazione. Per l'intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il Signore ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E intanto i fedeli cantano l'inno in onore di San Biagio.